Siamo tornati in studio per la seconda delle tribune elettorali della serata. Anche questa riguarda un comune della provincia di Pescara chiamato alle urne il prossimo 3-4 ottobre. Il comune è quello di Manoppello, dopo Penne, appunto un altro importante centro della provincia di Pescara che rinnova la sua amministrazione comunale. Due sono i candidati alla carica di sindaco, sono entrambi presenti nei nostri studi, per questo io li ringrazio e li saluto facendo appunto le presentazioni. Si tratta, nell'ordine del sorteggio che abbiamo effettuato, di Barbara Toppi, buonasera signora Toppi, e di Giorgio De Luca, buonasera anche a lei Giorgio De Luca, che è il sindaco attuale di Manoppello. Manoppello, comune di 7.000 residenti, circa 6.000 elettori, molti comunque anche i residenti all'estero che difficilmente torneranno alle urne. Più o meno l'affluenza sarà intorno ai 4.000 abbondanti elettori, che però insomma, sono chiamati a una scelta importante perché si torna al voto, si torna anche insomma, a una vita sociale dopo quello che è accaduto in questi anni e Manoppello si presenta appunto davanti alle scelte dei cittadini e degli elettori. La prima domanda come sempre è quella di presentare un po' l'origine della propria candidatura, di presentare se stessi dal punto di vista della persona, della professione, delle attività che si svolgono, per i pochi che non vi conoscessero, e anche naturalmente soprattutto le liste che sostengono le due candidature. Iniziamo in ordine di sorteggio appunto con Barbara Toppi. Prego. Buonasera, mi presento, sono Barbara Toppi, ho 47 anni. Laureata, ho una specializzazione all'insegnamento, anche se in realtà per scelta personale ho deciso di non insegnare perché credo che l'insegnamento sia un lavoro del cuore, un mestiere del cuore e se non lo si sente dentro non lo si può fare. Quindi per grande dispiacere della mia famiglia ho deciso di dedicarmi ad altro. Sono nella pubblica amministrazione da circa 23 anni, sono un istruttore di polizia municipale. E come spesso accade quando si vive nella pubblica amministrazione lavorativamente, anche io mi sono trovata a fare l'esperienza politica. Dico che succede molto spesso così perché forse viviamo dall'interno la pubblica amministrazione e spesso ci rendiamo conto anche degli errori che vengono compiuti dalla politica all'interno delle amministrazioni pubbliche. Così 10 anni fa, nel 2011, mi sono candidata per la prima volta come consigliera, sono stata eletta. Ho fatto l'assessore per 2 anni e mezzo e poi sono rimasta in consiglio comunale fino ad oggi, dove sono ancora tuttora consigliera di minoranza. 5 anni fa mi sono candidata a sindaco, diventando portavoce di un comitato cittadino che era l'alternativa e che si era un gruppo di cittadini che si era ritrovato su un'idea comune che era quello di fare una propria lista civica da presentare alle successive elezioni comunali che aveva appunto il compito di portare le esigenze della cittadinanza in amministrazione. Ho accettato questo incarico e devo dire che nonostante la nostra lista fosse una lista composta di persone che avevano la prima esperienza elettorale abbiamo avuto un ottimo risultato, tant'è che abbiamo attualmente un gruppo consigliare dell'alternativa e questo progetto non è naufragato al termine delle elezioni, anzi nei 5 anni si è allargato, tant'è che l'attuale lista, possiamo dire che la naturale prosecuzione di quel progetto cominciato addirittura non 5 ma 7 anni fa, si è allargato a strada facendo. In Consiglio Comunale abbiamo trovato una sinergia con tutti gli altri consiglieri di minoranza che si sono succeduti nel corso di questo quinquennio e con loro, quindi insieme al Comitato Cittadino, abbiamo creato questa lista. La mia candidatura è venuta spontaneamente e all'unanimità da parte di tutti i componenti di questo gruppo, di questo Comitato Cittadino allargato. Abbiamo lavorato con tutte le difficoltà legate alla pandemia che ci ha impedito anche di vederci fisicamente, quindi abbiamo fatto una serie di riunioni programmatiche, riunioni periodiche su cui abbiamo discusso sul programma e sulla nostra visione della Manoppello nei prossimi non 5 anni ma 10, 15 e anche 20 anni e così è venuta fuori questa lista dove si sono messi in gioco 12 persone direttamente ma che è appoggiata veramente da tante altre forze e realtà che sono presenti sul territorio. La nostra lista è
composta da persone e quella che è venuta fuori infatti è una lista molto eterogenea, infatti abbiamo sia rappresentanti e componenti che hanno una solida esperienza amministrativa alle spalle, abbiamo nuovi candidati, persone che si avvicinano per la prima volta all'esperienza amministrativa, ma che portano dietro un bagaglio culturale che viene fuori, culturale, personale, sociale, che viene fuori dall'appartenenza a associazioni, a volontariato, sia nell'ambito sociale, ambientalista. Ci tengo a precisare che questa lista è eterogenea anche dal punto di vista della rappresentanza di genere. Penso che forse siamo una delle liste dei comuni chiamati al voto con la maggiore rappresentanza della quota rosa. Ho voluto e ottenuto che la lista fosse paritaria sotto questo punto di vista, ma con il fatto che comunque io sia una donna fa sì che la lista sia molto rosa. Noi ci impegneremo e porteremo avanti le esigenze della popolazione e saremo portavoce della nostra comunità, quindi è una lista che parte dal basso e non dall'alto. Ripeto, non siamo solo noi candidati, ma tutti quelli che ci sono e che ci appoggiano dall'esterno. Benissimo, il cicalino che avete sentito sono i 2 minuti e mezzo che vi sono concessi come tempo massimo per la risposta, ma naturalmente potete, visto anche che siete in due, anche completare il ragionamento senza essere un po' pressati in qualche modo. Giorgio De Luca, allora, la sua ricandidatura e anche la lista che sostiene questo tentativo di restare sindaco di Manoppello. Grazie, buonasera a tutti, grazie al dottor Perantono che mi ha dato questa possibilità questa sera di parlare con i miei cittadini. Ringrazio anche la candidata Barbara Toppi, a cui ci andremo a scontrare fra brevissimi giorni. Uno scontro democratico, uno scontro basato su quello che è la democrazia e che sono le elezioni comunali. Cosa devo dire io? Anch'io mi presento per quelli che non mi conoscessero, nel senso che Manoppello, come poc'anzi ricordavi, è una città di oltre 7.000 abitanti che oscilla, ma soprattutto negli ultimi decenni abbiamo avuto un incremento di popolazione, soprattutto lo scalo, dove sono arrivate giovani coppie da tutte le zone limitrofe a Manoppello. È perché è una città abbastanza attraente, una città che piace. Io sono insegnante alla Di Marzio, di professione, ho avuto un laboratorio tecnico per tantissimi anni, fino al 2004, poi tanti impegni politici mi hanno costretto un po' a ritirarmi dal lavoro. Lavoro e faccio politica da tanti anni, infatti la mia prima elezione fu nel 95, l'elezione provinciale del Consiglio di Pescara, dove sono rimasto fino al 2014, quindi ho fatto fino alla chiusura delle province, che è stato l'anno 2014. E gli ultimi 5 anni, dal 2009 al 2014, ho anche rivestito la carica di Presidente del Consiglio della provincia di Pescara. Sono stato eletto sindaco la prima volta nel 97, con una lista civica, e poi sono stato rieletto nel 2001, sempre con una lista civica, maggiormente allora era più di centrodestra, dove ebbi un risultato straordinario raggiungendo circa il 70% dei voti, cioè riconfermato col 70% dei voti, penso anche qualcosa in più perché prendemmo 2.640 voti contro i 1.100 dell'altra lista, che tra l'altro l'altra lista era capeggiata da Giuseppina Ilario, che oggi è nella compagine della collega qui presente, Barbara Toppi. Il mio impegno è quello di continuare a svolgere quell'attività che nel 2016 abbiamo ripresa. Nel frattempo, 2006-2016, sono stato consigliere d'opposizione. Penso di aver fatto un'opposizione sempre attenta e soprattutto costruttiva. Nel 2016, ripresentandomi nuovamente, eravamo tre liste, io, Barbara Toppi e la candidata Silvia Di Donato, vincemmo le elezioni con uno scarto anche abbastanza importante. Abbiamo lavorato per 5 anni con molta attenzione, abbiamo ripreso un bilancio abbastanza delicato, però questo poi... Poi sui temi specifici andremo sulle domande per le quali... Ho fatto lo squillo, non me l'avevo detto, sì, c'è stato il ciclo. Poi magari recupererà anche parlando un po' dei suoi candidati. Non me l'ero accorto, perché io adesso vi faccio un'altra domanda legata appunto al ruolo che Manoppello ha
nel contesto della provincia e anche nelle relazioni con l'area metropolitana soprattutto, di cui ormai è una propaggine, e il mondo della Maiella, cioè l'area che sovrasta appunto Manoppello. Ecco, Manoppello in relazione al territorio. Manoppello in relazione al territorio che significa anche relazionarsi con le altre amministrazioni. Allora io vi chiedo, voi come candidati sindaci, quali sono i vostri, anche per spiegarlo al di fuori di Manoppello, quali sono i vostri referenti, cioè quali sono i punti di contatto che avete o intendete avviare una volta appunto alla guida della città con la regione, con la ASL, con i soggetti che poi gestiscono le grandi partite dell'area vasta su cui Manoppello gravita? Barbara Toppi. Abbiamo toccato una tematica molto, che mi è molto a cuore. Io credo che allora, Manoppello ha un problema da sempre, ha questa dicotomia tra la parte alta e la parte bassa. E nessuna amministrazione ha fatto in modo di ridurre questo problema. Io vado oltre, infatti ho sempre detto che noi non possiamo pensare addirittura alla divisione tra la parte alta e la parte bassa del paese, quando in realtà dobbiamo allargare la nostra visione, dobbiamo per forza creare una rete con tutti i comuni che ci circondano. Come si diceva prima, Manoppello è il comune più popoloso della vallata e quindi dovrebbe svolgere necessariamente questo ruolo di punto di riferimento per tutti i comuni della vallata. Lo abbiamo fatto con l'ECAD e ci tengo a precisare, l'ECAD è l'ente d'ambito del distretto sociosanitario, ci tengo a dire che quando circa 5 anni fa, 6 anni fa, 4 anni fa, ci fu la ridisegnazione dell'ambito sociale che è andata a coincidere con il distretto sanitario, benché fossi all'opposizione ho premuto fortemente, il sindaco lo può confermare, affinché Manoppello diventasse il comune capofila di questo nuovo ente d'ambito sociosanitario. Questa funzione che svolge per i servizi sociosanitari, Manoppello lo deve svolgere anche per tutte le altre realtà. Penso al turismo, non possiamo parlare di turismo se non colleghiamo le nostre ricchezze con tutto quello che ci circonda. Penso ad esempio al turismo e alle miniere, ai siti minerari, il progetto Valsimi, valorizzazione dei siti minerari, che alcuni comuni che ci circondano hanno già iniziato. Noi dobbiamo creare per forza una rete con loro. Si è parlato del geoparco, Manoppello che è diventato la nostra montagna, la montagna della Maiella è diventata patrimonio dell'UNESCO come geoparco, la nostra montagna coincide e confina con tutti gli altri comuni e se vogliamo sviluppare un turismo moderno, un turismo green, un turismo nuovo, dobbiamo per forza creare delle reti con i comuni che ci sono attorno. Lo stesso discorso va fatto anche per lo sviluppo territoriale, per lo sviluppo del nostro territorio. Abbiamo la fortuna di avere una zona che permette l'espansione, parlo di espansione di attività produttive, abbiamo il casello autostradale, abbiamo l'interporto che dobbiamo valorizzare perché finora è stata solo una cattedrale nel deserto e quindi dobbiamo fare in modo che svolga appieno il suo ruolo. Giorgio De Luca. Se mi ripete la domanda perché penso la domanda che è relativa al rapporto tra... No, era un po' andato fuori tema, era il Manoppello rapporto tra regione e l'area vasta, un po' più politico forse. Sì, la può domanda, rispondere sì. Come vuole ciascuno, come vuole. Il tema è politico ovviamente, ci sono i vostri referenti, referenti istituzionali, sì, non sì. Di partito. Beh, è chiaro che la nostra lista è maggiormente una lista di centrodestra, a differenza della lista di Barbara Toppi che lei... è una candidata di Rifondazione Comunista, non so perché non lo voglia dire anche oggi, ma questo c'entra ben poco perché poi poco interessa essere di quale partito. La lista nostra è anche composta di elementi di sinistra, io abbiamo Giulia De Lellis, abbiamo Davide Iezzi che sono espressamente diciamo, personaggi più di sinistra non che di centrodestra, però i nostri referenti sono ben chiari, oggi la regione dove c'è un ottimo rapporto con il Presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, che sicuramente in questi 5 anni ci ha dato una grossa mano. Non avere questi contatti diretti con gli enti preposti sicuramente
creerà dei disagi, creerebbe se dovesse vincere Barbatoppi, perché con queste referenze in alto ci sono pochi contatti e poi quando si chiedono finanziamenti importanti difficilmente arriveranno. Noi volevo ricordare che nell'arco dei 5 anni, avendo preso un bilancio quasi in dissesto, noi siamo entrati nel 2016, che la vecchia amministrazione, dove tra l'altro faceva parte anche l'assessore Barbara Toppi, perché i primi 3 anni lei è stata in maggioranza ed era anche assessore, quindi ha anche lei di questa grande responsabilità di aver portato il bilancio quasi al dissesto. Non avendo rispettato il patto di stabilità abbiamo sacrificato molto sotto un aspetto economico e di avvio di lavori. Significa non rispettare il patto di stabilità, che non puoi assumere mutui, non puoi fare assunzioni, non puoi avere nulla. Io 5 anni fa partii con una carriola d'asfalto al giorno, quello fu il nostro motto. E posso dire che dopo 5 anni siamo riusciti a risanare il bilancio, ma non con fondi propri, ma soprattutto con finanziamenti esterni. Ricordo non a caso la scuola di Manoppello Paese, dove ci è stato dato un finanziamento da parte del MIUR di circa 3.300.000 euro. Sono lavori che a breve partiranno. Quindi questi contatti diretti con il governo, con l'Europa, bisogna averla, perché altrimenti non si può vivere solo di risorse proprie. Ricordava bene poc'anzi Barbara che ci sono due realtà. Purtroppo Manoppello è un comune dove ha una sola entrata e ha due esigenze, perché abbiamo il paese e lo scalo. E significa mantenere con una sola entrata due realtà differenti che a volte hanno le stesse esigenze. Quindi non si può andare avanti solo con il nostro contributo, con il nostro, diciamo, modello fiscale locale, ma abbiamo necessità di raggiungere grossi obiettivi che sono i finanziamenti regionali dello Stato e dell'Europa. Bene, in relazione al tema del rapporto con il resto della Vallata, Manoppello è una capitale non soltanto della Val Pescara, ma abruzzese e italiana del turismo religioso. Ecco, quanto è stato fatto finora e quanto invece dovrà essere implementato o riprogettato nei prossimi 5 anni affinché vi siano, oltre che le straordinarie cose da vedere a Manoppello, anche i servizi per poter gestire un afflusso di turisti significativo, quale quello che tutti ci aspettiamo, anche alla luce della ripresa che c'è in Italia di questo comparto fondamentale del nostro PIL. Barbara Toppi. Visto che si diceva che in realtà non è un vero e proprio, ma che possiamo ampliarci, sì, possiamo fare un confronto, esatto. Rispondevo alla domanda, però speravo che non si scendesse così in basso, mi riferisco a Giorgio De Luca, e pensavo che ci fosse un confronto più corretto e che si parlasse di quello che noi vogliamo fare, non di quello che è stato. Ma già che l'argomento è stato toccato, innanzitutto preciso che come interpreta la domanda è una scelta mia, non devi essere tu a decidere che cosa io devo rispondere e come devo rispondere. Io non ho interpretato la domanda come se fosse un riferimento politico. E qui, soprattutto non accetto da te critiche per quanto riguarda l'aspetto politico, perché da che mi ricordo ti ho conosciuto che eri del centrodestra, sei passato al centrosinistra e poi sei tornato al centrodestra, adesso mi dici che hai una lista di centrodestra quando in realtà nel tuo interno lo hai confermato anche tu, hai dei candidati che dopo 2 mesi dalle elezioni che tu hai spacciato come una lista di centrodestra si sono candidate alla provincia alla regione con il centrosinistra. Quindi sul tema politico penso che tu proprio non debba aprire bocca. Chiuso questo argomento, il riferimento politico che tu dici, e lì è proprio la differenza sul concetto che abbiamo noi di politica e quello che hai tu. Non credo e non penso che debba essere così che si faccia politica. I contributi nei comuni arrivano perché i comuni sono capaci di intercettare quei finanziamenti e non perché ho un interlocutore politico in regione o in provincia. Ci sono i fondi comunitari che spesso tornano indietro perché non siamo in grado, noi pubblica amministrazione, di attingere a questi fondi. Quindi quello che deve fare una pubblica amministrazione non è cercare di andare a bussare alla porta del politico di turno, ma deve impegnarsi affinché questi finanziamenti arrivano a prescindere, perché vengono fatti dei bandi giusti, perché vengono fatte delle buone idee. Chiuso questo argomento, per quanto riguarda il turismo religioso,
Un'altra cosa che vorrei dire su questo argomento, Manopello viene sempre e solo associato al turismo religioso. È vero che su questo discorso bisogna ovviamente tornarci ed ampliarci, ma ricordiamoci che Manopello ha e deve puntare su un turismo che non sia solo quello religioso. Noi abbiamo delle risorse sul territorio, e lo dicevo prima, abbiamo la montagna, abbiamo il fiume, abbiamo un centro storico che va valorizzato, e quindi è su questo tipo di turismo, a fianco al turismo religioso, che tra l'altro è un turismo mordi e fuggi, che noi dobbiamo puntare. È un elemento indispensabile, imprescindibile, visto che si parlava di servizi, è quello di creare un collegamento, perché se la domenica un pellegrino, un turista vuole arrivare a Manopello Paese, non ha un mezzo pubblico per arrivarci, quindi noi ci dobbiamo impegnare affinché tutto il nostro territorio abbia dei collegamenti continui e costanti. Bene, allora, sul turismo e i servizi al turismo. Ma, turismo religioso, io mi ricordo una trasmissione del 99-2000, portai qui anche padre Pfeiffer, che è un grandissimo studioso che ha studiato il volto santo di Manopello. E dopo la fine trasmissione ci fu una vignetta dove ci si diceva, c'era un pugno in mano dove si diceva: voi avete un qualcosa in mano così importante che il volto santo di Manopello prima o poi esploderà. Bene, sono passati 20 anni, non è ancora esploso. Oppure possiamo ricordare che dopo la venuta di Benedetto di Papa Ratzinger nel 2006, il 1 settembre, nulla è stato fatto. Io mi ricordo che annunciammo la venuta del Papa nel marzo, nella Bit di Milano, marzo 2006, arrivò esattamente il 1 settembre 2006. Purtroppo quella venuta del Papa, che doveva essere il punto di lancio da parte del volto San Manopello, non c'è stato. Arrivavano circa 600 autobus al mese, una grande affluenza turistica, anche come diceva poc'anzi la collega Toppi, anche povera sotto un aspetto di turismo vero e proprio. Però nulla è stato fatto per far sì che il turista che veniva a Manopello potesse visitare le bellezze che abbiamo nel nostro territorio, dal centro storico per poi passare la montagna, ma anche arrivare fino al fiume. Ecco, dottore, noi ci stiamo attrezzando con un progetto, il master plan famoso, che tra l'altro viene fuori dall'epoca di Luciano Alfonso, presidente della regione, che oggi è affidata alla provincia, sta per partire. A giorni partiranno questi lavori, sono lavori di circa 2 milioni di euro, per sistemare tutto il piazzale antistante al Volto Santo, ma soprattutto anche creare dei box giusti, idonei, per far sì che anche tante piccole attività collegate a un turismo religioso potessero insediarsi sul posto, anche questo per dare possibilità di lavoro ai giovani di Manopello. Ma oltre questo abbiamo anche una pista ciclabile che dovrebbe arrivare a Manopello Scalo, nel Parco Arbona, dove anche lì un finanziamento preso da me, 2005, di 10 milioni e 800 mila euro, non spesi in 10 anni dalla precedente amministrazione dove la Toppi era assessore, abbiamo impiegato 3 anni per recuperare queste somme. È chiaro, non è che ci vuole il politico di turno, ma col politico di turno siamo riusciti affinché questi soldi non tornassero indietro, perché lì ci vuole la preparazione, ci vuole capacità e ci vuole servizio costante affinché questi finanziamenti rimangono sul territorio. Avete fatto cenno già nei vostri precedenti interventi al tema dello spopolamento, al tema anche della dicotomia della città di Manopello tra la parte alta e lo scalo. Parliamo dello scalo, parliamo dell'industria, parliamo di lavoro, parliamo delle opportunità che ci sono per trattenere soprattutto i giovani nella nostra terra. Che ruolo può avere l'amministrazione comunale nel favorire le occasioni, nel determinare anche politiche e strategie per intanto lavorare in difesa affinché insomma, gli insediamenti che ci sono non vadano via, ma anche per favorire ulteriori opportunità? Barbara Toppi. Ne approfitto per rispondere al sindaco e gli dico che mi stupisce che sia lui a dirci che questo turismo religioso non è decollato, quando è stato sindaco per 15 anni a Manopello.
Lo è stato per 10 anni e lo è stato negli ultimi 5 anni. Quindi che mi si venga a dire che questo turismo non è decollato, lo posso dire io che non sono stata in amministrazione negli ultimi 5 anni. No, 2006-2016 non ci sono stato. Non possiamo, parliamo una alla volta. Il dato di fatto è che sei stato sindaco per 15 anni in questo comune, lo sei stato in precedenza e lo sei attualmente con l'ultimo mandato elettorale. Sì, il problema che si affrontava e che avevo già accennato ed è un problema tipico di tutte le realtà che si sviluppano su più livelli. Noi abbiamo un centro storico che è caratterizzato da uno spopolamento e abbiamo invece la parte bassa che si è sviluppata senza una propria anima. Compito di un'amministrazione è cercare di mettere in collegamento tutte le realtà. Questo non significa che tutto si deve risolvere a duplicare tutto quello che si fa, una palestra su, una palestra giù, un campo sportivo su, un campo sportivo giù. Bisogna capire che ogni singola parte del nostro territorio, tra l'altro abbiamo un territorio di 40 km quadrati, quindi molto ampio per il numero degli abitanti che abbiamo, bisogna capire che ogni angolo del nostro territorio, ogni zona del nostro territorio ha delle proprie peculiarità e su questo dobbiamo lavorare. Abbiamo nella parte bassa un territorio che ha più una vocazione a livello di commerciale e produttivo, abbiamo nella parte alta un territorio che invece ha una vocazione diciamo più che altro di tipo turistico, o almeno dovremmo puntare su questo aspetto, ma non dimentichiamo che abbiamo anche una vasta zona che è rurale e quindi non dimentichiamoci anche di come pubblica amministrazione di lavorare affinché ci sia anche un rilancio dell'aspetto agricolo del nostro territorio, lavorando quindi affinché ci sia la commercializzazione dei nostri prodotti tipici. Abbiamo pensato sul nostro programma elettorale, ad esempio, a mercati di prodotti agricoli a chilometro zero, nonché in cercare di intercettare tutti quei fondi che vanno a favore delle attività rurali. Il primo problema da risolvere, lo dicevo anche prima, è quello del collegamento, perché se non riusciamo a collegare il centro storico con il resto del territorio non riusciamo a far decollare quella realtà. È una realtà che è in fase di spopolamento, dobbiamo lavorare affinché le giovani coppie tornino su quel territorio, dobbiamo fare in modo che ci siano delle attività, che vengano create delle attività ricettive che possano consentire quindi al turista di avere quello di cui ha bisogno. De Luca. Ma la domanda si rivolgeva maggiormente allo scalo, come far sì che gli insegnamenti rimangano. Bene, noi già dal 2000 attivammo il famoso sportello unico. Lo sportello unico è una soluzione dove l'imprenditore che si vuole insediare anche su un'area agricola, il comune deve fare una variante urbanistica. Noi avevamo il merito di fare queste operazioni in 6 mesi, un anno, cioè tutti quei grossi insediamenti che sono venuti poi su Via di Nozzi, la strada che collega all'interporto, sono insediamenti fatti con lo sportello unico. Io quando mi arriva qualche imprenditore mi faccio in quattro affinché metto a disposizione gli uffici urbanistici, perché significa occupazione, farli insediare significa anche nuove entrate per il comune a partire dall'IMU, tutte le altre tasse che ci sono. E quindi che cosa fare? Dobbiamo far sì che quando arriva l'imprenditore il comune si deve, diciamo, mettere subito a disposizione, altrimenti, come sta succedendo in Italia, molte di queste imprese sono emigrate all'estero perché trovano più facilità di insediamento. Dobbiamo far sì che la burocrazia non sia così lunga. Io ricordo che l'altro giorno inaugurammo un campetto di padel. Per fare questo campetto di padel ci abbiamo messo un anno, significa che è qualcosa di inverosimile. Dobbiamo far sì che tutto si debba velocizzare, dobbiamo far sì che ci siano dei regolamenti molto più sbrigativi, perché l'imprenditore quando viene poi rischia che scappi. Allora lì deve essere brava l'amministrazione a mettere in condizione anche con le riduzioni di alcune tasse. Io voglio ricordare in base a questo che abbiamo ridotto anche l'IMU, che prima con la giunta di sinistra era il 10,6%, cioè il massimo che la legge consente. Noi l'abbiamo portato all'8,9, abbiamo sceso quasi di 2 punti l'IMU, sta nel nostro programma continuare ad abbassare questa tassa. Oltre a quello abbiamo abbassato anche l'addizionale IRPEF. È poco, ma sono passi importanti che in un momento così difficile di crisi Manoppello è stato in grado di abbassare 2 tasse importantissime,
che sono l'IMU e l'addizione IRPEF. Vogliamo continuare a migliorare senz'altro questi servizi. È chiaro che Manoppello, il paese, c'è una vocazione più turistica, più storica, culturale, e lo Scalo ha una vocazione più commerciale, industriale. È lì che dobbiamo puntare, quindi il collegamento tra sopra e sotto è un qualcosa di essenziale e fondamentale che vogliamo riproporre nuovamente, perché sono 30 anni che si parla di questo famoso collegamento, ma mai nessuno ci è riuscito. Grazie a Dio abbiamo le casse buone, se non sarà l'ARPA o la tua, o scusate, la tua o la Panoramica a fare questo servizio, possiamo provvedere direttamente con fondi propri. Bene, è una domanda che io sto facendo a tutti i candidati sindaci in tutte le tribune elettorali, perché non possiamo vivere su Marte, siamo ancora in piena pandemia. Il sindaco che verrà eletto dovrà assumere anche delle responsabilità rispetto all'emergenza sanitaria che è ancora in corso, dovrà prendere anche contatti con le autorità sanitarie, decidere circa proprie ordinanze su situazioni particolari, dovrà insomma comunque anche orientare le politiche, appunto essendo il responsabile primo della salute pubblica sul territorio, tutte le misure necessarie per contrastare il Covid. Allora vi chiedo, come la pensate rispetto per esempio al Green Pass? Che tipo di sinergia avete nei confronti delle autorità sanitarie? Qual è il vostro giudizio sulla campagna vaccinale? Perché è giusto che con trasparenza gli elettori sappiano anche quali sono gli orientamenti di chi si candida a rappresentarli. Barbara Toppi. Dico la mia sul vaccino. Io credo che il vaccino sia, lo dico sempre, lo continuo a ripetere, una forma di altruismo. Ci si vaccina non per se stessi, ma per proteggere gli altri. Per quanto riguarda la mia lista, infatti, ci siamo confrontati, abbiamo verificato che tutti i nostri candidati fossero vaccinati, perché soprattutto in questo momento in cui ci si muove in campagna elettorale non bisogna dimenticare che la pandemia è ancora in corso, che il pericolo non è scampato, e quindi anche nell'approcciarsi nei confronti della cittadinanza non possiamo rappresentare un pericolo per loro. Per quanto riguarda la mia personale posizione che la pubblica amministrazione deve avere nei confronti del Green Pass e della vaccinazione, io credo che un'amministrazione non ha potere in materia, ci sono normative nazionali che ci diranno come ci dobbiamo comportare sia per il Green Pass e sia per la vaccinazione. Ovviamente noi ci atterremo a tutte quelle che saranno le disposizioni nazionali in merito. Dicevo, la pandemia non è finita, in alcuni casi in passato ci sono state, durante l'ultimo anno ci sono state delle pecche per quanto riguarda la gestione della pandemia dall'attuale amministrazione, che credo che in alcune volte abbia sottovalutato questo problema, e questo non deve accadere, perché non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna stare sempre pronti, ovviamente in sinergia con la ASL e con gli uffici competenti, affinché laddove si dovesse sviluppare il minimo rischio di un contagio o di un presunto focolaio, bisogna intervenire immediatamente. Ovviamente dobbiamo evitare che le nostre scuole vengano richiuse, dobbiamo evitare che si ritorni a quel periodo che abbiamo già passato, perché le conseguenze poi le pagheranno i cittadini e le pagheranno le attività locali. Il nostro impegno sarà massimo su questa tematica, anche perché essendo comunque componente del centro operativo comunale del comune in cui lavoro, conosco benissimo tutta la procedura e conosco benissimo l'argomento, e sicuramente non sottovaluteremo nessun aspetto per quanto riguarda la pandemia. Giorgio De Luca. Ma guardi, io l'ho vissuto direttamente, sono stati circa due anni difficilissimi, perché iniziata dal marzo 2020, da quando esplose questa pandemia, i comuni sono stati direttamente interessati. Dico chiaramente che è stata una tringea tutti i giorni, perché con tutti quei casi di positivi che giornalmente venivano comunicati, con il blocco totale delle uscite, è stato difficilissimo. Però devo dire che anche grazie a tutta l'amministrazione, in particolar modo all'assessore dell'Ellis, che ha seguito giornalmente, ma insieme anche agli altri assessori, a Costantini, Rostiglio, Palmisano, Iezzi, ma tutta l'amministrazione, giornalmente ci siamo messi a disposizione di tutta la popolazione, sia attraverso le scuole, sia attraverso i tamponi che si facevano continuamente.
Abbiamo iniziato il centro di vaccini subito, da subito, appena è stato possibile. Abbiamo vaccinato subito i più fragili, i più anziani, fatti dentro le strutture nostre. Io ringrazio in particolar modo tutti quelli che hanno lavorato per questa vaccinazione, i medici di base che si sono prestati, la protezione civile di Manoppello, gli alpini che tutti i giorni prelevavano le persone portandole lì anche sul posto. Quindi sulla vaccinazione che cosa devo dire? È chiaro che il vaccino va fatto, è l'unica arma che oggi abbiamo. Anche stamattina ho partecipato alle riaperture delle scuole e l'ho detto ai ragazzi: ragazzi, qua bisogna essere tutti vaccinati perché è l'unica difesa che abbiamo ancora questa contro pandemia. E c'è una grande risposta, la risposta è che quelli tutti attenti con le mascherine, tutti attenti con le distanze. La vaccinazione è un qualcosa che oramai è passato a tutte le famiglie, sono pochi ancora quelli che non lo stanno facendo, chi non lo fa secondo me è pregato di non uscire di casa perché non possiamo contagiare o mettere in discussione tutto il grande lavoro che non si sa ancora quando finirà. È importante la vaccinazione perché soprattutto per le scuole, non possiamo più chiudere le scuole, ci vuole una scuola in presenza, cioè i nostri ragazzi devono andare regolarmente tutte le mattine a scuola, la scuola a distanza non funziona, come non funziona anche al comune il lavoro a distanza perché effettivamente ci vogliono i contatti, dobbiamo ritornare verso la normalità il più presto possibile. Io sono convinto che con questi sforzi che l'Italia, tutti quanti, abbiamo fatti assieme, a ben presto usciremo da questa pandemia e torneremo a una normalità che ci accomuna tutti quanti ci auguriamo. Tra più colpiti naturalmente gli anziani e i fragili, allora mi viene spontanea un'altra domanda sul sociale, su come appunto in realtà di paese dove tutti ci si conosce, si faceva cenno anche ai servizi sociali che vengono gestiti insieme ad altri comuni, insomma si contrasta la fragilità. Su questo che cosa dicono i vostri programmi per i prossimi 5 anni? Barbara Toppi. Sindaco, ti chiamo ancora sindaco per poco tempo. Ma che tu faccia un appello all'uso della mascherina, quando mi ti ricordo dentro le aule senza mascherina mi fa un po' sorridere. C'era la distanza, c'era? Mi fa un po' sorridere. Tornando alla domanda, pure qua si parlava dei servizi, si parlava dei servizi sociosanitari. Una situazione protetta. Sì, chiaro. Era un periodo in cui i vaccini non c'erano, i bambini non erano vaccinati e questo ti fa capire quanta importanza hai dato tu alla pandemia e quanta importanza hai dato tu alla possibilità di contagiare. Si parlava di servizi sociosanitari, come ho già detto in precedenza, Manoppello è il comune capofila dell'ECAD, su questa cosa dobbiamo continuare a insistere. E tornando anche al discorso del Covid, Manoppello avrebbe dovuto avere un ruolo principale, essendo comune capofila di tutti i servizi sociosanitari, avrebbe dovuto avere un maggior peso, una maggiore responsabilità per quanto riguarda la gestione Covid. Ahimè, dopo quello che è stato invece pubblicizzato, perché tanto la maggior parte dell'attività di questa amministrazione passata si svolge sui social e con delle comunicazioni spot a livello elettorale, faccio presente che il centro vaccinale che doveva nascere a Manoppello, per tutti quei discorsi che abbiamo fatto, per il ruolo che svolge nell'ambito della vallata, per il fatto che il comune capofila dell'ECAD, ricordiamo che invece il centro vaccinale non è nato a Manoppello ma è nato a Scafa, proprio in virtù di quelle forze politiche a cui facevi riferimento prima. Quindi sindaco, occhio a dire che hai degli appoggi politici e che hai delle forze alle tue spalle, perché così non è stato quando è stato necessario. Per quanto riguarda invece, ecco, ovviamente sì, avendo anche, come si diceva prima, un centro storico, abbiamo delle campagne, abbiamo comunque delle situazioni molto delicate, i servizi sociali vanno ampliati, è stato fatto un passo avanti rispetto alla precedente gestione della comunità montana, mi fa piacere che adesso la gestione sia a livello comunale perché ci permette di controllarlo meglio, ci permette di offrire un servizio migliore, ma tanto va fatto su questo argomento. Noi nel nostro programma elettorale abbiamo messo ad esempio l'istituzione di un tribunale del
malato, che è uno sportello che deve garantire un servizio alle persone in difficoltà nell'ambito sanitario, che possa prevedere anche ad esempio un'assistenza legale, così come prevediamo un'implementazione di tutti i servizi sociosanitari che vanno svolti soprattutto alle persone con disabilità. Bene. Giorgio De Luca, cosa prevede il suo programma sul sociale? Sul sociale già sono 3 anni che lavoriamo, mi meraviglio che qui la Toppi sembra come se fosse qualcosa di suo, ma l'ECAD l'ha fatto il sindaco De Luca insieme a tutta la sua amministrazione, soprattutto grazie ai 22 comuni che mi hanno dato la fiducia e noi siamo comune capofila. Non è facile essere comune capofila di un ente che era la comunità montana, pieno di debiti, di problemi, di problematiche di personale, e trasferire tutta questa responsabilità al Comune di Nonopello. Quindi ci siamo presi questo impegno molto gravoso, molto difficile, e oggi sono contento che la qui candidata a sindaco sembra che l'ECAD sia qualcosa di Nonopello. No, l'ha fatto l'amministrazione De Luca con tutti i sindaci. L'obiettivo è stato raggiunto da noi, perché io ricordo che un suo candidato, e faccio nome e cognome, Di Bartolomeo, che oggi è candidato a mio vice sindaco, era contrarissimo a quest'ECAD. Era detto: non ci azzardiamo a fare questa operazione, perché sarà come la comunità montana, un carrozzone fallimentare. Oggi ci troviamo il candidato Di Bartolomeo, Lucio Di Bartolomeo, candidato con Barbara Toppi, ma come fai a dire certe cose? Come ti fai a prendere certi meriti? E all'occhio di tutti che lui era fortemente contrario. E oggi che siamo, diciamo, il fiore all'occhiello di una grande ente, di un ECAD che funziona, tu c'hai i candidati che sono contrari, Barbara, io te lo ricordo con la massima spensieratezza, forse tu non te lo ricordi, ma Manoppello, ma soprattutto i sindaci sono a conoscenza di questo fatto. Di che cosa vogliamo parlare allora? Che cosa dobbiamo fare? Dottore, la domanda è questa: sui fragili, sugli anziani. Sugli anziani stiamo lavorando da 2-3 anni, cioè il sociale è arrivato ovunque. Quello che faceva la comunità montana, oggi lo fa il comune Manoppello capofila, con tutti i crismi dovuti, un'assistenza diretta alle persone bisognose, servizi agli anziani, servizi ai fragili, ma soprattutto oggi facciamo anche il trasporto di quelle persone oncologiche che devono andare in ospedale a fare le chemio. Cioè, oggi c'è un servizio diretto, abbiamo comprato 2 pulmini per fare questo, uno, diciamo, ci è stato donato, l'altro è stato acquistato, ma abbiamo servizi efficientissimi sul nostro territorio che sicuramente dovranno essere migliorati e raggiungere ancora di più quelle famiglie disagiate, perché con questa crisi le famiglie disagiate o in difficoltà sono in un aumento. Abbiamo fatto i pacchi elementari, abbiamo fatto i buoni spesa, ogni 3 mesi siamo arrivati ovunque per sorreggere in una pandemia, un momento difficile, chi effettivamente aveva bisogno. Bene. Quindi, allora, siamo quasi in conclusione della nostra tribuna elettorale, del confronto, è il tempo degli ultimi appelli, a questo punto parlate direttamente ai vostri concittadini ed elettori e convincete, se possibile, anche gli incerti, perché comunque andare a votare non è soltanto un diritto, ma anche un dovere per i cittadini, ed è importante comunque che venga fatta questa espressione democratica e venga percepita come un valore. Barbara Toppi, un appello al voto e al voto per la sua lista e la sua candidatura. Cari cittadine e cari cittadini, penso che questo confronto sia stato sufficiente per capire la differenza che c'è tra l'idea che ho di amministrare io e la mia squadra e quella che ha Giorgio De Luca, che anziché rispondere alle domande e dire che cosa aveva intenzione di fare per il futuro, per il bene della nostra collettività, ha impiegato il suo tempo per contrabbattere a quello che è stato da me sostenuto. Colgo l'occasione per ricordare a tutta la cittadinanza che l'ex assessore, un suo attuale assessore, Melania Palmisano, era fortemente contraria alla formazione dell'ECAD, tanto quanto Lucio Di Bartolomeo, tant'è che ha rinunciato addirittura alla delega al sociale per quanto era contrario a questo aspetto, eppure mi sembra che questa candidata sia ancora in lista con lui. Quando, cari cittadini, io faccio riferimento all'ECAD, non voglio prendermi dei meriti, e che
per la mia visione del sociale, io credo fortemente nell'istituzione dell'ente d'ambito, così come in passato abbiamo combattuto delle gestioni che non erano perfettamente lineari. E attivamente, benché dalla minoranza, ho fatto parte del gruppo di piano che ha lavorato sulla redazione del piano sociale di zona. L'ho fatto come gruppo consigliare e l'ho fatto anche come comitato cittadino. Per quanto riguarda il dissesto a cui faceva riferimento il sindaco, io vorrei ricordare a tutta la cittadinanza che molto di quello che è stato fatto grazie ad un bancomat che è stato posizionato al semaforo a Manoppello Scalo, che è diventata l'ennesima tassa di Manoppello. Quindi se si è arrivati ad abbassare l'IRPEF o ad abbassare l'IMU, non è perché c'è stata un'amministrazione efficiente, ma semplicemente perché c'è stato un apparecchio che ha portato alle casse comunali 3 milioni e mezzo di euro. E non mi si venga a parlare di sicurezza a me, che porto una divisa e che sono un agente di polizia municipale. Quindi attenzione quando diciamo che sono abbassate le tasse. Sono state abbassate le tasse con i soldi comunque di altri cittadini ignari. E non, ripeto, non parliamo di sicurezza stradale, perché la sicurezza stradale lo fa il personale che sta su strada, non un apparecchio che funziona in automatico e che non vede effettivamente quello che succede a quell'incrocio, così come non vede tutti gli incidenti che sono stati causati. Per quanto riguarda la mia lista e la mia idea di fare politica, ci tengo a dire che noi vogliamo partire dal basso, perché sinora si è confuso il termine informazione e partecipazione. Partecipazione, informazione e trasparenza non significa dover dare delle notizie calate dall'alto come se fossero come se si fosse in continua campagna elettorale, che è quello che è stato fatto negli ultimi 5 anni. Ricordo infatti che noi siamo forse l'unico comune ad avere alle dipendenze del comune, quindi pagato con le tasse dei cittadini, uno staff dell'ufficio del sindaco, composto da un addetto stampa e composto da una segretaria particolare del sindaco, quando invece non abbiamo una ragioniera comunale. Questo non significa dare informazione, questo non significa la partecipazione significa quando i cittadini vengono coinvolti direttamente in prima persona. Io sento spesso parlare del fare, ma il fare che cosa? Il fare lo devono decidere i cittadini, noi dobbiamo proporre qualche cosa da realizzare e poi sono i cittadini che ci devono dire se effettivamente quello è quello che vogliono. Grazie, grazie Barbara Toppi, qualche secondo in più ovviamente anche a De Luca. Grazie, allora io mi rivolgo ai miei concittadini e concittadine per un appello a questo voto, a una riconferma che mi auguro ci sia, perché sento già la gente che è veramente contenta di questo operato. Un operato di 5 anni, ricordo brevemente, preso col dissesto, 2 anni molto difficili, i primi 2 anni perché non si poteva fare nulla, siamo ripartiti alla grande. È vero, anche forse grazie al semaforo, come ricordava Barbara Toppi, ma io voglio ricordare a Barbara Toppi che i 3 milioni incassati dal semaforo, 2 milioni li abbiamo utilizzati per pagare i debiti fuori bilancio, i vecchi contenziosi che l'amministrazione precedente ci aveva lasciato. Il resto è stato tutto investito sulle scuole, sulla viabilità, sulla sicurezza, come dice il codice della strada. Ma un semaforo che effettivamente prima era un far west lì, dove ci sono stati anche incidenti mortali, dove ci sono stati numerosi incidenti, abbiamo regolarizzato una posizione che era molto pericolosa. Questo pericolo oggi è stato sventato, la gente sa che lì c'è un semaforo, non si passa più a 150 all'ora di notte, ma si passa a 50 all'ora, c'è un verde, un giallo, un rosso, la gente si ferma, quindi c'è stata anche molta educazione sotto l'aspetto del codice della strada. E le entrate sono sempre minori, ma ne sono fiero, ne sono contento di questo, che le entrate si possono anche azzerare. Manoppello non vuole vivere di autovelox, Manoppello deve vivere con le sue risorse, con le sue forze ci sono, abbiamo migliorato il bilancio sotto ogni aspetto, oltre ad aver fatto numerosi investimenti sulle scuole, sulle strade, sul comune, la caserma dei carabinieri, tutti i finanziamenti tra l'altro presi attraverso Regione e Comunità Europea, voglio ricordare, ci stiamo programmando un piano molto importante, che è quello di ripuntare nuovamente su quello che può essere un turismo religioso attraverso queste grandi infrastrutture sul Volto Santo.
il recupero del centro storico su lavori che stanno terminando, San Francesco è quasi pronta, abbiamo preso finanziamenti per via orientare come dissesto idrogeologico, ma questo dissesto ci porterà anche a riscoprire tutte le mura di cinta di Manoppello, quindi avremo la possibilità poi di fare piste ciclabili e quant'altro. Poi scendendo lo scalo dobbiamo migliorare sicuramente la viabilità in alcune zone, soprattutto a Santa Maria Rabona, dove effettivamente siamo in ritardo perché fino a stamattina l'impresa mi ha detto che devo pazientare ancora qualche giorno, ma anche Santa Maria avrà tutta la sua viabilità sistemata. Le avranno tutte le contrade, perché noi crediamo soprattutto nelle contrade dove ci sono attività agricole e non è il chilometro zero che diceva il programma della TOP che risolve il problema dell'agricoltura, è ben altro ed è molto più complesso. Vogliamo realizzare una piscina a mano per lo scalo, perché effettivamente tutta questa gente nuova, regione coppie che sono venute, ce lo chiedono con molta forza e insistenza. Faremo tutto quello che oggi è alla portata della nostra cittadinanza e vi ringrazio in anticipo per quello, la fiducia che ci volete dare tutti quanti, ma non solo a me, alla mia persona, ma a tutta la mia squadra, che è una squadra che ha voglia di fare ancora per Manoppello. Grazie, grazie Giorgio De Luca, grazie Barbara Toppi, grazie ai nostri telespettatori, buon voto anche agli elettori di Manoppello. Noi torneremo venerdì prossimo a un nuovo appuntamento elettorale, questa volta ci sposteremo noi a Roseto. Arrivederci e buonanotte ai nostri telespettatori. Thank you.